Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. Bombe inferocite stanno dando fuoco agli edifici. Le autorità si preparano ad altre rivolte. Stanno verificando incendi. Era venuto, aveva il volto completamente sfigurato dalle ferite. È stato dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. È con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Quest'incubo mi perseguita. Diavolo è. Pronto? Jill, stai bene? Brad, cosa c'è? Senti, devi andartene da lì. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo. Vattene via da lì. Ora, subito. Ok, fammi prendere. Che cazzo era quello?
Devo andarmene di qui. Ma cosa? Voglio aiutatemi! Mio Dio. Stai bene? Che cos'era quello? Non ne ho proprio idea. Pare che ce l'abbia con gli unici due Stars rimasti in città. Tu? E io. Io me la squaglio. Guardati intorno. Più tempo passa, più siamo fottuti. Fred! Stai attento! Di qua! Quanti cazzo sono? Yeah.
Tranquilla, ci sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos. Ti porto via da qui. Coraggio, andiamo in un posto sicuro. Forse siamo al sicuro. Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. Qui dove? Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Sto bene. Ehi, non mordo, sai? Ma capisco. Andiamo. Capitano. Alla signorina serve aiuto. Carlos. Non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ah. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire, mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, Superstar. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è una radio. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. Carlos, sono nella strada principale. Che faccio? Vedi dei grossi tralicci? È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. No, un tipo come te è abituato alle situazioni scottanti, no? Fottiti. Sei della UBCS? Sì, fai piano. Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto. Ok, fammi vedere. No, 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 aspetta! No! Che cazzo hai fatto? Era infetto. Ma non potevi saperlo! Che rammolliti gli Stars. Ecco perché siete quasi tutti morti. E tu chi cazzo sei? UBCS? Vi ammazzate tra voi? Si sarebbe trasformato. Hai intenzione di morire giovane, per caso? Torna subito alla stazione della metro. Non abbiamo bisogno di una croce rossina da queste parti.
Bel lavoro, Superstar. Sono colpito. Siamo pronti? Sì, quasi. Ma ci servono altri 30 o 40 minuti. Nikolai, come procede? La città brulica di quelle creature. Non potremo farci strada a forza. Che ci fa lei qui? Ci aiuta a far ripartire il treno. Non abbiamo bisogno di pesi morti. Non ci è d'aiuto. Non sa quando premere il grilletto. Ehi, stai calmo. Ti farà ammazzare. Devi scusarlo. Sono tutti un po' stressati. Maledizione. Ancora lui! È me che vuoi. Cosa? Ehi! Lo porto via da qui! Aspetta! Ferma, Jin! No! Cazzo! Jill! Kendo, ma sei vivo? Sì, sì, beh, più o meno. Scusa, non volevo spaventarti. Non so più cosa aspettarmi ormai. Ci credo. Senti, stiamo usando la metro per fuggire dalla città. Tu vieni? La metro? Beh, sembra un buon piano. Fuori avremo un bel da fare. Potresti esserci d'aiuto. Tutto ok? Sì, è solo che non è il momento, ecco. Senti, ho ancora roba da fare. Non preoccuparti per me, ok? Attento. Sei il mio armaiolo preferito. Smettila. Non fare cazzate. Quella è la tua specialità, Jill. Attenta anche tu. Thank you.
Andiamo via. Ottimo lavoro. Sei davvero brava come dicono. Vai dentro ora, il treno sta per partire. Carlos, Tyrell, conoscete i vostri ordini. Dovete tornare in città e trovare Nathaniel Bard. Questo viaggio non è di sola andata, vero? Sta tranquilla. Quando i civili saranno in salvo, il treno tornerà. Non preoccuparti, tu vai. Non ho nessuna intenzione di morire. Lo so che non puoi stare senza di me. Sì. Dovete trovare questo scienziato. Le sue ricerche sul vaccino potrebbero salvarci. Lo vedi? Stai imparando. La sola cosa che conta è la tua vita. Buona fortuna. Si parte! Non crederei davvero che quella testa d'uovo di Bard sia ancora vivo, vero? Ah, ho buoni motivi per pensarlo. Che c'è? Sei preoccupato per i tuoi compagni? O c'è dell'altro? Come ha fatto il plotone a cadere nell'imboscata di quegli stupidi zombie? Strano che il cancello fosse chiuso. Non è vero? Cos'è stato? Perché questo stronzo non è ancora morto? No, è tardi! Presto, di qua! Nikolai, che stai facendo? Non è me che vuole. Nikolai! Scendi dal mio treno, bastardo! Passato un po'. A quest'ora il treno sarà fuori città. Come la tua nuova fiamma? No, lei non è il tipo. È assolutamente unica. Brad, fermo! Ti! Non anche tu! Scusami. Scusami. Merda, è chiusa! Tu pensa alla porta. Io ho questo stronzo. Ricorda, Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella. Sa che non lo lasceremo andare facilmente. Quindi ricerca e soccorso è diventato snidare e catturare. Bene, buono a sapersi. Presto, presto! Dottor Bard. Oh, grazie a Dio. Hai idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno? Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Sono intrappolato in un fottuto ospedale, circondato da mostri di ogni genere. Senti, manda qui gli Stars, loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'RPD è stato invaso.
Allora inventati qualcosa! All'Umbrella sono impazziti, ci vogliono tutti morti! Io sono il solo a sapere come creare il vaccino per mettere fine a tutto questo! Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano, o mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui! Già lo adoro. Non ne dubito. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo. Non siamo noi. Provo a trovare la posizione del dottore con il computer. Che succede? Deragliato. Ci sono feriti. È Jill. Ah, merda. Aspetta, cosa? Jill! Jill, che succede? Jill, rispondi! Ti devo andare. No problem, penso io a Bard. Sa neanche nuotare. Carlos, rispondi. Che succede? Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo deragliato. Deragliato? Ci sono feriti? Sono tutti morti. Mikhail, tutti quanti. Ah, merda. È stato Nikolai a tradirci. Aspetta, cosa? Ma che cazzo? Interessante. Mi hai davvero fatto un grande favore, Jill Valentine. Jill! Rispondimi. Tyrell, mi ricevi? Cosa succede? Jill è infetta. Ora la porto all'ospedale. Forse il dottor Bard può curarla. Ricevuto, ci vediamo lì. Tieni duro, superstar. Ce la farai.
resisti, Jill. Troverò quel vaccino. Qui è il capo del VRC, Nathaniel Bart. 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità e che il mio onore possa essere in parte riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation. E ha ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Non sono un idiota. So che non mi lasceranno. Mio Dio, Jill lo sapeva. E si è fidata di me. Tyrell, che cazzo è successo? Attenzione, cittadini. La rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile. Il 1 ottobre, Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Tutti i sopravvissuti devono evacuare immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione, cittadini. Merda, ma è domani? In città c'è ancora gente. Credi che a Lazio Sam gliene freghi? Cazzo, ecco che arrivano. Tu rimani qui. Ci penso io. Il vaccino ha funzionato. Bene. Ehi, ma dove vai? Non è finita. Che pensi di fare? La città verrà polverizzata. Avanti, ti. Chiama il governo. Di loro che abbiamo una cura. Guadagna tempo. Certo che ha le palle. Ottime notizie. È tutto finito. La città è salva. Sparami, Jill! Non c'è altro modo! Ma dove sono? Cos'è successo? Oh. Attenzione.
Attenzione a tutti i cittadini. Tra poche ore verrà lanciato un attacco missilistico su Raccoon City. Questo attacco eliminerà all'istante ogni forma di vita. Abbandonate immediatamente la città. Primo ottobre. Evacuate subito. Ripeto. No. Evacuate non subito. Può essere. Non è un'esercitazione. Buongiorno, Bella. Mi hai salvato la vita. Proprio per niente. Ha fatto tutto Carlos. Quel pazzo figlio di puttana ti ha portata qui e ti ha curata. Dov'è adesso? Nei sotterranei. Barda teneva lì il vaccino. La città può essere salvata. Crede di farcela da solo. Devo raggiungerlo. Ma non hai sentito l'annuncio? La città sta per essere spazzata via. Sto provando a contattare qualcuno abbastanza in alto per fermare tutto. Lascia fare a lui. È un professionista. Lo sono anch'io. Jill! Tyrell! Ce l'ho fatta. Vogliono negoziare. Annulleranno l'attacco se... E questo non ti piacerà. Se gli consegneremo il vaccino... prima del lancio. Quanto tempo abbiamo? Qualche ora, forse. Allora vediamo di darci una mossa. Cosa abbiamo qui? Nicolai, no! Alla città serve il vaccino! Più che a me? Forse non sono stato molto bravo a farti capire una semplice cosa. Direi di no. La vita per te potrà anche non avere prezzo. Ma io sono in questo business per fare soldi. Quindi facciamo un patto. Tu vai là sotto e affronti il Nemesis. Io registro i dati di combattimento e li vendo. Fai del tuo meglio e... forse non mi servirà il vaccino. D'accordo? Bene. No!
Devo riattivarlo. Finalmente. Oh no. Non riuscirai a fermarmi. Era questo che volevi, non è vero? No! Ti rendi conto di cosa hai appena fatto? Non so e non mi importa. Gli ordini del mio cliente sono di distruggere la Umbrella. 10 minuti all'impatto del missile. Hanno lanciato il missile. Io ora esco di scena. Addio, Jill Valentine. Avreste dovuto ascoltarmi al momento giusto. Jin! Sparagli! Ma colpirei anche te! Fallo! Devi farlo! Non c'è altro modo! Carlos! Ehi! Te l'ha detto che non puoi stare senza di me! Ci è mancato poco! Che ne facciamo? Perché lo hai fatto? Ogni cosa ha il suo prezzo. Persino ridurre il mondo in cenere. Dimmi per chi lavori. Te lo dirò se mi tirerai fuori di qui. Pagherò qualsiasi cifra. Sei una stupida. Sei una stupida! Se morirò, non saprai mai la verità! Preferisco scoprirla da sola. Tutto ok? Ci siamo. Adesso è finita. Addio, Raccoon City. Fu come se l'esplosione avesse spazzato via anche tutte le mie emozioni. Non era stato un virus a causare questa terribile tragedia. Ma la verità. L'avidità umana.
Promisi a me stessa che l'Umbrella avrebbe condiviso le sue ceneri con Raccoon City. Che l'avrei distrutta per sempre.